prima cosa l'argomento calendari, perché ieri a Palermo sono stati stilati i calendari di questa nuova stagione 2013-2014 per la Serie B. Prima giornata in casa con le Carpi per la tua Ternana, e poi c'è un filotto interessante perché c'è Cittadella e Avellino fuori casa, poi Brescia in casa e Siena fuori, insomma sarà già guerra dall'inizio. Sì, penso che da subito dovremmo impegnarci e cercare di affrontare al massimo e al meglio qualsiasi squadra la troviamo, perché penso che quasi tutte le squadre ormai abbiano fatto abbiano un buon organico e quindi sarà difficile affrontarle tutte. Noi andiamo consapevoli di essere una buona squadra e di poterci giocare con tutti. La prima giornata in casa può essere un piccolo vantaggio, forse. Ma le prime giornate sono sempre quelle più strane. Ovviamente noi abbiamo tanta voglia di iniziare bene, di vincere la partita e di portare subito 3 punti a casa. Però non sottovalutiamo l'avversario perché comunque è sempre una promossa all'entusiasmo di chi vuole fare bene nella nuova categoria. Adesso ti faccio un'altra domanda particolare, diciamo di colore, perché il 26 dicembre non so se sei andato a guardare, Sì. hai visto, quindi sai bene che sarà un giorno speciale perché sarai l'unico catanese praticamente che potrà giocare il derby, avrai migliaia di tifosi particolari quel giorno lì. Sì, penso che saranno in molti tifosi, visto che comunque non sono l'unico catanese qui, ma c'è anche Gianluca Litteri, quindi siamo in due e sicuramente saranno numerosi. Già, c'è anche Gianluca che quindi potrebbe scendere, diciamo, in campo e affrontare questa partita particolare. Senti, del gol invece col Verona che mi dici? Bel biglietto da visita per i nuovi tifosi. Ma sicuramente è sempre bello fare gol. Io speravo di fare una buona gara per dare ovviamente una buona impressione a tutti e ad arrivare qui con il massimo della fiducia e di far muovere bene subito dalla gente, dalla società. Poi è venuto fuori anche il gol, tutto guadagnato, quindi sono contento, ma soprattutto per la partita vinta, perché anche se sono partite in ritiro, fa sempre piacere vincere con una squadra come il Verona. Chiaro. Viola sciacca si può fare insieme? Ma poi quello lo deciderà il mister. Noi abbiamo pure un buon rapporto, non penso ci sia qualche problema, perché comunque lui è un po' più metodista rispetto a me, quindi potremmo anche giocare tranquillamente insieme. Poi farà le valutazioni il mister e sceglierà a lui. Chiaro, si tratterebbe comunque di una Ternana ad altissima qualità, diciamo, in mezzo al campo in quel caso lì. Passando invece al Catania, visto che è partenza sprint, sempre da calendario, Fiorentina, il Franchi, poi Inter in casa, Livorno, Parma e Lazio. Mi dici qualcosa su questo? Penso che sia anche per loro tosta. Hanno subito la partita a Firenze, che quest'anno penso che sia una delle squadre più attese, diciamo, del campionato di Serie A. Poi c'è l'Inter in casa, che tutti conosciamo il valore dell'Inter, e poi rallenta un pochino con le altre 2 partite, che comunque sono sempre partite più complicate da affrontare. Quindi sicuramente sanno già come affrontare queste partite e spero veramente che possano fare il massimo in queste prime giornate. Eh sì, speriamo davvero, ma tu che hai vissuto parte del ritiro, diciamo, con il Catania, direttore del Grifo, ci dici chi è il più forte calciatore del Catania dopo l'addio di Gomez? Ma non so sinceramente chi è il più forte o chi potrebbe essere. Non so come definirlo. Comunque, tra quelli che sono rimasti, sicuramente io ho sempre apprezzato le qualità di Barrientos, perché penso che sia veramente un giocatore di un altro livello. Anche in questa nuova veste, diciamo, da trequartista centrale che Maran gli ha ritagliato e cucito addosso. Ma lui, secondo me, là davanti può giocare dove vuole, perché tanto quando c'è la palla la fa cantare, quindi può fare veramente quello che vuole. Poi sta a lui, se sta bene, ovviamente fisicamente, sta al mister a aiutarla a trovare la posizione in campo, ma penso che non faccia fatica assolutamente in quel ruolo, anzi. Chi vedremo titolare fisso tra Leto, Monzon e Freire? Secondo te, per quella che è stata la tua sensazione, probabilmente Leto sulla sinistra ha grossissime chance dopo l'addio del Papa.
Ma sinceramente io quando stavo giù abbiamo fatto molto lavoro prevalentemente atletico, quindi non ho avuto molto modo di capire, però penso che sia proprio Leto che in questo momento sia magari un gradino più su rispetto agli altri. Poi magari Monzon riuscirà a ritagliarsi il suo spazio come Freire, però penso che Leto sia un po' più avanti. Ardemani ti piacerebbe al Catania? Si parlava di questo in alternativa a Bergessio. Secondo te è un'alternativa giusta? Secondo me è un buonissimo attaccante, ha dimostrato di avere forza, qualità, quindi potrebbe essere una buona alternativa. Poi ovviamente tra cambiare serie A e serie B non so come si troverebbe all'inizio, però penso che sia un buonissimo attaccante che potrebbe fare bene. 4-2-3-1 già maturo per il Catania o gli impegni con Novara, Varese e Cagliari potrebbero rivelare qualcosa di diverso secondo, in queste prime uscite, da queste prime uscite che ci sono già state? No, secondo me ovviamente c'è sempre da migliorare qualcosa, quindi possono essere test importanti per vedere di mettere a punto le ultime cose per rifinire un po' il modulo, ma le basi ci sono tutte e penso che si possa fare bene. Quindi comunque lo vedi come modulo o comunque modulo iniziale per il Catania della nuova stagione? Sì, penso che sia il modulo che il mister vorrà attuare nella prossima stagione anche. Perché comunque lui sa di poter contare su altri moduli che già ha fatto in passato. Quindi magari vuole dare un qualcosa in più a questa squadra per avere delle alternative. Aggiunge, diciamo, un pezzettino tattico in più per sfruttarlo in svariate occasioni. Sì, magari cambiare in corso. Una curiosità e così terminiamo anche l'intervista. Fabio, ai tempi del tuo periodo d'oro con Rock, la nazionale, è vero che hai rifiutato un'offerta pazzesca da un club inglese per rimanere al Catania? Adesso è passato tanto tempo, puoi svelarcelo se è vero. Ma io avevo già firmato col Catania, quindi diciamo che non ho rifiutato l'offerta perché già avevo un contratto col Catania, ma mi era arrivata una proposta importante, E da che club ce lo puoi dire? sì. No, questo non preferisco evitare. Però di Premier League. Sì. No, anche se non hanno chiamato direttamente me. Però c'è stato questo contatto, quindi tu comunque hai sempre declinato e hai preferito sempre comunque rimanere e rispettare il tuo contratto col Catania. Sì, sicuramente. Questo fa piacere sicuramente a tutti i tifosi del Catania, perché magari non lo sapevano in tanti, ecco, questa è una cosa che... Vabbè, ma queste sono cose che ci stanno. A me faceva piacere restare lì perché la mia città è perché è la squadra, diciamo, che ho sempre, non so come spiegartelo, ho avuto sempre quella sensazione di mancanza nei confronti di quella squadra, perché comunque sono arrivato lì e non ho potuto mai fare quello che avrei voluto per colpa degli infortuni e per delle situazioni che sono verificate, quindi mi sento ancora un pochino in debito. Però questo magari ai tifosi ovviamente fa piacere sapere.